Buonasera. Benvenuti nella galleria primo piano. Io sono inglese. Il mio ragazzo è americano. In realtà è olandese, nessuno in America è davvero americano. Noi viviamo a Londra. Amiamo Londra. È una città fantastica, sempre in crescita. Certo, è una città un po' cara. Non mi potrei permettere di starci se non fosse per il mio ragazzo. Il mio ragazzo compra e vende arte per altri. Dice che cosa comprare. Quello che va su, quello che va giù. Viaggio in tutto il mondo, viaggio nel mondo. Non è mai stato qui alla galleria al primo piano. Gli piacerebbe. Penserebbe che è un posto fantastico. Gli piacerebbero tutte queste linee nette. Io e il mio ragazzo stiamo insieme da 8 anni. E anche questo è fantastico. Il mio ragazzo è andato in Corea. È andato a Lahore, a Pechino, a Madrid, a Venezia. Compra e vende. L'arte è universale. No, non penso che sia troppo tardi. Alle 9. O alle 9:30. O prima. O forse più tardi. Questa è la clinica del mio chirurgo. Vicina a London Bridge. Luminosa, arieggiata. Alle pareti ci sono riproduzioni di opere d'arte. Il How You Feel, il Hackney, Serra. C'è un servizio di produzione, se serve. Guardate, guardate. Ai pazienti piace guardare le opere. Mi aiuta a stare meglio delle loro malattie. Vicino al laboratorio del medico c'è un posto chiamato Kinopolis. Convini da tutto il mondo. Pensate che è possibile fare visite guidate attraverso un viadotto costruito nel 1866. Io e il mio ragazzo l'abbiamo fatto. Adoriamo il vino. Adoriamo Kinopolis. Kinopolis ha aperto nel 1999. L'anno in cui io e il mio ragazzo ci siamo messi insieme. Alla vigilia di Capodanno. Il nuovo millennio. Buon anno nuovo. Siediti qui. Inspira. Ascolta. Inspira. Ascolta. Guarda. Sono una brava paziente. Ma questo è cashmere. Il dottor Kumar mi mette a mio agio, mi chiede della mia famiglia, mi chiede del mio prossimo. Il mio ragazzo è il mio prossimo. Questa è la cattedrale di Sonic. Mi piace venire qui dopo che sono andata dal dottore. Qui? O alla Tate Modern, che è solo un tiro di schioppo da qui, dalla cattedrale di Sonic. Il dottor Kumar, il medico di famiglia, grande. Se non fosse per lui io non sarei qui, ma qualche volta non capisco quello che dice, che irritazione. Soprattutto quando sei un medico e hai bisogno di dire con chiarezza come stanno le persone, quello che hanno. Non c'è spazio per l'ambiguità nella professione medica. Non è una forma d'arte. Ho un dolore che mi uccide, un dolore che mi ammazza, un dolore che brucia. Penso che la cattedrale di Sonac sia la mia cattedrale preferita. Guardate, tutto questo è arte. Tutto questo è arte. Questo è come appariamo. Guardate. Siamo una coppia. Quando sono con il mio ragazzo mi sembra che tutto sia possibile. Mi sento indistruttibile. Vorrei non essere tanto malata da poter fare sesso. Facevamo sesso proprio bene, ora non mi sento per niente erotica. Il mio ragazzo e io discutiamo delle disposizioni. Guardate. Io voglio essere seppellita. Voglio decidere che musica ci sarà, quale poesia verrà aperta. Il mio ragazzo non vuole parlare. Non crede che accadrà, sfida la morte. Io sono stanca, non ho fiato. Guardate, il mio respiro è debole. Guardate la pulsazione al lato destro della mia testa. Guardate la debolezza, guardate le palle dell'elicottero. Ogni cosa è uno sforzo, ma guardate. La mia pelle è grigia. Guardate, i colori sono accesi. Che bello. Le foglie lasciano gli alberi. Tutto si allontana da me. Il mio ragazzo dice che questo non doveva accadere proprio a noi, che avremmo dovuto andare in una clinica privata, che contrattaccheremo. Ecco che mi dice che mi ama. Guardate, questa è attesa. Aspettiamo.
La mia cardiologa si chiama Mrs. Raad. Viene dal Libano. Se non fosse per lei io non sarei qui. Mi ha salvato la vita. Mrs. Raad, ci ricorda che la lista d'attesa è orizzontale. Ci ricorda di preparare una borsa. Ci raccomanda di tenere acceso il cerca persone per quando ci sarà un cuore disponibile. Aspettiamo. Le opere d'arte possono apportare benefici terapeutici, oltre che ai pazienti, anche agli ospiti e allo staff di un ambiente ospedaliero. Il padre del mio ragazzo dirige una compagnia ad Atlanta. Il padre del mio ragazzo ci raccomanda un amico di un amico che ci dovrebbe aiutare. Dice che in America ha un sacco di amici. Proprio come suo figlio. È positivo. Il mio ragazzo sta in piedi sul balcone con il telefono piantato sotto il mento. Guarda il fiume e parla con un uomo a 5.000 chilometri di distanza. Io sono a letto con l'ossigeno. Il mio ragazzo e il padre del mio ragazzo pregano per me lungo le linee telefoniche, tra le microonde. Guardate. Non riesco a concentrarmi. Guardate, la pelle mi si spacca. Muoio. Me lo hanno detto le persone con cui ho parlato. Questo è, lo capisco, questo è. Ci resta che poi pagate. Guardate. Così. Dentro di loro. Così spaventoso. E ritorna. Nel posto che capisco. La notte. Il loro posto del cuore. Il mio posto del cuore è qui. Io non so cosa. Siamo tutti alla fine della nostra pazienza. Il mio ragazzo anche lui, perde la pazienza. Credo solo un bene. Siamo tutti alla fine della nostra pazienza con tutto. Perde tutto. Non è civile. Stare così. Sedere così. Stringere così. Tremare così. Non mi hanno fatto credere che sarebbe andata così. Il mio ragazzo vuole il controllo, ma non può. E questo è intollerabile. Ora esplode. Dice che questo non sarebbe successo in America. Mi dispiace. Non sarebbe dovuto andare così. Ho sbagliato tutto. Mi dispiace davvero. Ho scazzato tutto. Io non voglio stare qua. Questo non è il posto giusto in cui stare. Non c'è modo di farti mangiare come sono e come mi sento. Non mi piace che vediate il mio ragazzo in questo modo. È davvero una brava persona. Vedere chi ama, ridotto così, lo ha messo a terra. Ha detto che avrebbe fatto di tutto per me. Ha fatto di tutto per me. Tutto. Ogni cosa. Domande? Penso che... voglio morire. È stato disegnato nel 1768 per il conte di Renfrewshire. Bello. Ma la casa è il risultato di cambiamenti fatti nel 1830, quando l'ala ovest era stata attaccata dal fuoco. Nella ricostruzione l'architetto ha trasformato la facciata principale in stile indiano, aggiungendo le cupole e i minareti che danno alla casa il peculiare aspetto di oggi. La casa è stata residenza privata, centro congressi, albergo. Nel 2004 è stata acquistata da un consorzio internazionale. L'architettura è come un organismo vivente, si adatta alla cultura del tempo. Nessuno vuole vivere in un museo. Siamo qui per incontrare un importante chirurgo del cuore che ha consentito di vedere che cosa si può fare per me. Tutto è nitido. Tutto è nitido.